Ciao a tutti, sono Andrea Reale, siamo di nuovo a Villa Carolina e anche oggi vi spiegherò altri due semplici esercizi sul pad per poter migliorare il vostro gioco. Benissimo, il primo esercizio è molto semplice, serve per potervi far migliorare la traiettoria del bastone durante lo swing. Prendete uno spago e posizionate le due estremità a due matitine. La prima la posizioniamo immediatamente dietro la buca. Formiamo una linea retta di circa 2 metri per poter poi posizionare la pallina al di sotto dello spago. A questo punto posizionatevi di fronte alla palla portando la linea del pad del vostro mirino perfettamente perpendicolare allo spago. Questo vi aiuterà a visualizzare meglio la linea di tiro per poi poter far muovere il pad lungo la stessa. Ottimo esercizio per aumentare la connessione con spalle, braccia e bastone è semplicemente posizionare due bastoni incrociandoli, tenendoli uniti con un elastico. Li fate passare al di sotto delle ascelle, posizionate il pad al di sopra dei due shaft, facendoli ben aderire e con il vostro solito grip cercherete di tenere il bastone bloccato tra i due bastoni facendo oscillare le spalle. Questo esercizio vi darà moltissima sensazione di connessione e stabilità durante il colpo. Bene, anche oggi abbiamo visto due semplici esercizi, per migliorare la traiettoria della testa del bastone utilizzando uno spago e due matitine. L'altro per migliorare la connessione tra braccio e corpo utilizzando due bastoni tenuti insieme da un semplice elastico. Vi aspetto ai prossimi video, ciao a tutti, Andrea Reale.